Stai già con la testa a Monaco, Ugo. Ci vai anche stasera? Si può sapere che ci vai a fare tutte le sere? Ugo è fichissimo, va a rimorchiare. Non ci hai mai detto che diavolo combini laggiù? Ci deve avere una sventola da niente. Chi? Ugo? Lui non sa neanche da che parte si comincia con le donne. Dobbiamo dargli qualche lezione in baracca. Come si chiama la tua bella, eh? Si chiama... No, non ve lo dico. Almeno dici che lavoro fa. No, niente di speciale. Deve essere una puttana, allora. Quello non è un lavoro speciale. E dai, chiudi quel rubinetto. E qui l'acqua ce l'ha. Dammelo subito che ho preso. Non viene. Non è ancora finito, Ugo? No, ancora no. Dai, guarda nel suo vestito. Che cosa c'è? Niente, solo un po' di soldi. Sì, ma quelli non bastano neanche per pagare una puttana. Bella pupa. Questa se l'hai ritagliata da una rivista. No, è una vera fotografia. Dove hai preso la fotografia di quella ragazza, Ugo? È questo il tuo tipo? L'avete presa dalla mia tasca. È mia. Ridatemela! Se non me la dai subito ti rompo le ossa! Dammela che ho detto! Ugo! Dammela, dammela! Allora dici chi è? Dici chi è? Ciao! Quanto me ne frega! Vuoi anche tenertela? Grazie, Ugo. Me l'attacco nell'armadietto. Fatti guardare un po'. Sei proprio una chicca. Il duca di Windsor è un pezzente vicino a te, vero Corkes? Sì, però non so, gli manca qualcosa. Già, cosa gli manca? Gli manca un bel fazzoletto. Qui, nel taschino. Non hai un bel fazzoletto? Aspetta, te lo presto io. Questo ci va a pennello. È un'altra cosa, eh? Bravo, Aman. È proprio un figurino. Favoloso. Vedrai come ti saltano addosso tutte le donne che incontri. Fantastico. Va allo specchio e guardati. Beh, se non ti piace adesso... Partita. Ho vinto. Lei ci gioca ogni giorno, vero? Gioca da solo? Ci vuole una grande prontezza di riflessi. Beh, io non ce l'ho. Sei proprio un campione. Puoi provare con me? Io non gioco mai con le donne. Perché? Hai paura? Paura di che? Non voglio e basta. E perché? Lo so che ne hai voglia, si vede, sai. Levati di mezzo, maledetta troia, se no ti prendo a calci nel culo. Ehi, non ti funziona neanche la testa. Thank you.
Viene anche lei dalla città? Se ne sta tornando a casa? Sì. Anch'io ora torno a casa. Quasi ogni sera vado a Monaco. Ma non mi piace Monaco. Però ci vado sempre. Quasi tutte le sere. È buffo, vero? Che cosa ne dice? Scende alla prossima. Guardi che le ho fatto una domanda. E gliel'ho fatta con sì, molta cortesia. Sì, scendo alla prossima. E perché mi volta le spalle adesso? Le sto parlando con molta cortesia. Ha qualcosa da ridire? No, niente. Si giri, allora. Per favore, mi lasci in pace. Spostarsi dai binari. Adesso però l'ho spaventata, vero? Io lo so cosa sta pensando. Ma come ha fatto? Quando io sono scesa, lui era rimasto sul treno. Se vuole saperlo, le dirò che sono uscito dall'altra parte. E lei non poteva proprio accorgersene. Già, non me ne sono accorta. Sta di casa qui, lei? Abita da queste parti? Sì, mio marito... tra poco viene a prendermi. Bene, intanto le faccio compagnia. Non importa, grazie. Io penso che sia questione di minuti. Potrebbe tardare, chi lo sa. Lo aspetto con lei. Non vorrei che lei si disturbasse troppo. Perché scappa? Rifiuta la mia compagnia? Dove va? Aspetti! Senta, mi scusi, ha visto per caso una signora giovane? E dovevo venire a prenderla, mi aspettava, ma sono arrivato un po' in ritardo. Grazie lo stesso. Sempre la stessa cosa. L'omicida l'ha strangolata e poi l'ha trascinata qui. I segni sono abbastanza evidenti e sempre uguali. Ci sono tracce? Sì, ma... quasi inservibili. Torniamo in ufficio allora, non abbiamo altro da fare. Risparmiamoci questo spettacolo. Già il terzo omicidio. Uguale in ogni particolare. Una giovane vittima, sempre molto carina. Strangolata ma non violentata. Col seno scoperto e trascinata lungo la ferrovia. Già.
Perché fa sempre così? Sempre lungo la linea 1 e sempre in prossimità di una stazione. Già, dove forse lui si apposta, sì, aspettando, sì, la sua vita. È un'ipotesi come un'altra. Si apposta, la insegue, la ammazza e la trascina lungo i binari. Non c'è logica. Pretendi anche la logica? Siamo della polizia criminale, le vorremmo parlare. D'accordo. Questi li abbiamo trovati accanto a sua moglie. Una borsa e un fazzoletto. Dovrebbero essere suoi, è così? Il fazzoletto no. È sicuro? Sì, sicuro. A quell'ora arrivano pochissimi viaggiatori. Li conosco quasi tutti. Ieri sera però non ho notato niente di speciale. Conosceva anche la Heller? Di nome no, però quando stamattina l'ho vista stesa lì ho pensato, Dio mio, questa è lei. E ieri sera non l'aveva vista? No, o per dir meglio, io non ci ho fatto molto caso. Non ho notato niente di particolare. Succede. Stefan, c'è il signor Heller. Sono arrivato con 3 minuti di ritardo. Non più di 3 minuti, forse meno. Lei non c'era già più. Quindi sono tornato verso casa cercandola lungo il viale. Speravo di vederla. Sono arrivato fino a casa. Poi sono andato di nuovo alla stazione. Ma non c'era più nessuno. Perché quello era proprio l'ultimo treno. Dopo un po' ho visto un uomo. Ha visto un uomo? Che tipo era? Stava andando verso la stazione. Io gli ho domandato. Un momento, abbia pazienza. Ma quello era l'ultimo treno della notte. Già. E lui andava verso la stazione? Sì. La birreria era ancora aperta? No, alla stazione la birreria chiude proprio con l'ultimo treno. Lei a quell'uomo che cosa ha chiesto? Se aveva visto una signora. Non mi ha neanche risposto. Secondo lei perché non ha risposto? Ho pensato che fosse ubriaco. Perché ha pensato che fosse ubriaco? Non ha detto niente, guardava davanti a sé con lo sguardo assente. Sarebbe bene se lei potesse descriverci quell'uomo. Che cosa pensa? Crede che quello... Può essere che lei abbia parlato con l'assassino di sua moglie. Te ne vai a casa? Sì, vado da mia sorella a Garmisch. Io resto qui. Finalmente andrò al cinema. A vedere King Kong? No, a vedere le belle ragazze. Voglio rifarmi un po' gli occhi. Ehi, Ugo, non ti ho prestato un fazzoletto? Ah sì? E quando? Non dirmi che l'hai perso. Ma già, è vero. Non l'ho più. Che hai fatto ieri sera? Ti sei tolto la giacca in qualche posto? Anche i pantaloni? Raccontaci l'avventura. Sei andato a Monaco poi o no? Volevo andare in città e ci sono andato. Sì. E noi vogliamo sapere che cosa hai combinato. Sei andato in bianco anche stavolta, è vero? Già, per tutto il giorno sei stato muto come un pesce. Devono averti dato una bidonata, confessalo. Lasciatelo un po' in pace, poveraccio. E dovete sempre rompere le scatole. Lasciali dire. Chi li sente? Me ne frego io. Ciao, Annelore. Ciao, papà. Gli altri si sono già avviati da qualche ora, sai? Ehi, Ugo! Dove stai andando? Hai qualcosa in programma? No, veramente no. Niente di preciso. Forse me ne vado a Monaco. Beh, allora, perché non vieni con noi? Come con voi? Mio cognato dà una festa, compie gli anni. Puoi venire anche tu. Cosa? Io tra gli invitati? Se la cosa le fa piacere. Se mi fa piacere. Sì, ma senza un regalo. Si può venire senza regalo. Non gli porto niente neanche io. Vabbè, allora. Tu conosci Ugo? Sì, certo. Un compleanno. Questa è proprio una cosa carina. Beh, allora, andiamo, no? Oh, così va bene, vieni. Il signor Heller lo ricorda pressappoco così. Guarda un po', Stefan. Capirà, era buio e poi non l'ho guardato con molta attenzione, non c'era motivo. Questo identikit, allora, è utilizzabile oppure no? Pressappoco era un tipo così, sì. Ma sotto quel cappello e con quel buio. Va bene, grazie lo stesso. Sì, eccomi.
L'età è intorno ai 30, ha detto, non è vero? Sì, 35 al massimo. Molto robusto. E poi aveva qualcosa che non so descrivere, come dire. Era una specie di armadio, molto massiccio. Potrebbe essere uno che fa lavori pesanti? Può essere. Ma anche di questo non sono tanto sicuro. Se dovesse indovinare la sua professione, penserebbe a un manovale, comunque. Non certo a un artista, no? Forse. Un comunissimo fazzoletto. Niente che ci porti avanti. Ma appartiene di sicuro all'assassino. Sovrintendente. Derek, allora? È tutto pronto. Venga pure. Questa è Maria Heller. Trovata in quella posizione accanto alle rotaie. Causa della morte, strangolamento. Ora proiettiamo ancora le fotografie delle altre vittime, il cui assassinio risale soltanto a 3 a 4 settimane fa. Questa è Ursula Hanke. Questa è Barbara Kirschek. Trovate tutte nella stessa posizione. Da catafalco? Sì, rende l'idea. Neppure questa è stata violentata? No, neppure questa. I vestiti non sono strappati, ma la camicetta è sbottonata. L'omicida non ha infierito sul corpo delle donne. È pensabile che le abbia trasportate delicatamente in braccio fino alla linea ferroviaria. Ci sono prove di questo? Solo supposizioni, da usare con moltissima cautela. Ecco i luoghi dove erano i tre cadaveri: Aing, Otto Brun, Perlach. Non c'è una spiegazione del perché gli omicidi siano avvenuti in quei luoghi, ma una cosa è sicura. Le vittime venivano sempre da Monaco e andavano sempre a casa. E sempre era l'ultima corsa quella che prendevano. Quei corpi a che distanza erano dalle stazioni? 200 metri, 400, forse 300. L'assassino deve aver seguito la vittima? Già, e ci si chiede se l'assassino aspettava le donne davanti alle stazioni oppure arrivava con loro nello stesso treno, è più probabile. E il movente? È un mistero, non posso fare che supposizioni. E questi segni vicino al binario? E questo qui a destra? Riferimenti, indicano particolari che cambiano. Questo, vede? Questo è un circo partito ieri mattina per Norimberga e queste sono baracche per gli operai della ferrovia, una vicino a Perlach e l'altra a pochi chilometri da Hohenbrunn. Stazioni e ultimi treni sono sorvegliati? Dopo il terzo caso ancora di più. Accendi la luce, per favore. Lei ha pieni poteri, Derrick. Deve trovarmi l'assassino al più presto. Sorveglierò tutto il percorso, ma è come cercare un ago nel pagliaio. Lo so bene, ma l'opinione pubblica... Ci sbrana se non troviamo il bandolo al più presto. L'impressione che si ricava leggendo i giornali di oggi è proprio questa. Non si deve credere a tutto quello che dicono i giornali. Già. Ti ho portato tutto. Che cosa? Non volevi avere copia di tutte le denunce sporte per molestie a donne? Sì, giusto. Non sono molte, comunque non sono tutte. Vuoi portarmi le altre in giornata? Beh, posso dire che te le mandino. Oggi è sabato, il mio giorno di riposo. Non c'è molto. Tre stranieri a Gauting e un uomo che ha seguito una donna in macchina. Dove? Planegg. Lascia perdere. Chiama il dottor Zimmerman e chiedigli se ha dimenticato l'appuntamento. Guarda questa. Commessa in un negozio di dischi. Deve essere Zimmerman. Buongiorno, Derrick. Buongiorno, dottor Zimmerman. La ringrazio d'essere venuto. Ho qui un paio di fotografie dell'ultimo delitto. Le guardi un po'. Forse può cavarci qualcosa. Prego. Grazie. A prima vista sono uguali, in tutti i particolari più evidenti. Già. Qui c'è... La camicetta aperta. Solo sbottonata? Solo sbottonata. Nessuna asola è stata strappata. Che cos'ha quest'uomo che non funziona, dottore? È un malato di mente? No, non necessariamente. Si tratta però di un uomo che ha un comportamento sessuale distorto. Non è un tipo che aggredisce con violenza come avviene in tanti altri casi. A volte si può comportare in tutt'altro modo, con gentilezza, premurosità. Traumi che risalgono all'infanzia, che so, un rapporto sbagliato con la madre. Questi casi non sono affatto rari. Potrebbe averla molto amata, non essendone affatto ricambiato, e da qui lo scatenarsi dell'odio verso di lei e verso tutte le donne. Questo fenomeno noi lo chiamiamo transfert. È un caso molto diffuso. Forse ho detto cose che non le serviranno molto. Il fatto che trasporti sempre le sue vittime al margine della linea ferroviaria potrebbe far pensare che quell'uomo viva da quelle parti. Potrebbe essere uno del personale viaggiante, o un guardiano, capostazione, manovale.
No, non è detto che debba essere un ferroviere. Vede, capita spesso che le persone più disparate abbiano improvvisamente un rapporto mistico con la ferrovia. Il ritrovamento dei corpi in quei posti non è indicativo. Bravo, bello! Era fantastico! Non credevo che tu sapessi giocare così. Sì, sì, un bel tiro, proprio il tiro giusto. Bisogna avere muscoli, nervi a posto e occhio di falco. Ho fatto proprio dei tiri bellissimi. Come stiamo adesso? Abbiamo vinto. Li abbiamo fregati tutti. Complimenti! Ti dico che non mi ha mai battuto nessuno al bowling. Sono sempre stato il maestro. Prosit! Vieni anche la prossima volta. Sì, sì, ci vengo. Allora giochiamo ancora insieme. È la prima volta che riesco a vincere. Bene, affare fatto. Mi trovo bene con lei. Perché tu e Annelore non venite in macchina con noi? E come faccio per la bicicletta? Posso portarla io. Ma ci sai andare in bicicletta? Ora ti faccio vedere. Tieni qua. E anche questo. Guardi anche lei. Ma io ci credo. Uno, due, tre. Pronti, via. Quanto di allenamento! Ce l'hai fatta ad arrivare. Ho fatto una volata, sai, per venire a prenderti. Ma dove metto la bicicletta? Ha detto Ugo che la porta lui. Ugo! La porti tu la bicicletta? Rifacciamo il percorso. Ma che senso ha? Che cosa puoi accertare in questo modo? Voglio vedere quanti viaggiano a quest'ora e quanti scendono alle varie stazioni. Su per giù è la stessa ora. Già. Forse mi verrà anche qualche idea geniale. Vuoi che ti accompagni? No. Tu va ad aspettarmi all'ultima stazione. Io arrivo con l'ultimo treno. Che bel fine settimana. Harry, ultima stazione. Ich denke, wenn ich küsse, was ich fühle, wenn ich liebe, das ist top secret. Was ich verspreche, ob ich's halte, ob ich spreche und erkalte, das ist top secret. Thank you.
Lei è l'ispettore di polizia di stamattina? Sì. Quello che ha parlato con me, vero? Sì. Meno male che l'ho vista. Una persona che abita laggiù, la casa laggiù, vede? Dice che ieri notte ha visto un uomo venir fuori dal treno dalla parte dei binari. Stavo per telefonarle. Forse è importante. Importantissimo, grazie. Sì, così, proprio così. L'uomo poi è andato da quella parte e io ho detto, ma perché quello esce da quella parte? Anche se non avesse il biglietto, nessuno lo controllerebbe più ormai. Ma quando ho saputo della donna uccisa, questo fatto mi è apparso sotto tutt'altra luce. Potrebbe descrivermi quell'uomo? Descriverlo? Sì. Ma qui non si distingue un corno. Guardi là in fondo, se ce la fa. E poi era anche lontano. Io ho visto un'ombra, solo un'ombra, un'ombra di uomo. L'unica cosa che ho potuto capire. Che cosa aveva addosso? Cappotto? Cappello? Sì, il cappotto e anche il cappello. Era uno, da quel poco che ho potuto indovinare, che vestiva come quelli che hanno soldi. Chi è? Sono io, mamma. Tu? E da dove vieni? Ho perduto l'ultimo treno e così... posso dormire da te? No, non è possibile. Perché mi dici così? Vieni ad aprire. Ti ho detto che non posso aprire. Aprimi! Non puoi entrare, ti ho detto. Cerca di ragionare. Non hai soldi? Posso darti i soldi, ma vattene. Non voglio soldi. E che diavolo vuoi? Vattene all'albergo. Perché te ne vai così? Era mio figlio, te lo giuro. Puoi rimanere. Lo so, ma è tardi anche. Devo andare. I soldi sono sul tavolo. Allora vattene, idiota. Che c'è? Che cosa vuole da me? Io non voglio farle niente. Come mai ha tutta questa paura? Mi lasci in pace. Perché va via così? Ho capito, stava a letto con mia madre. Però non è il caso di scappare. Le offro una birra, vuole? Devo andare a casa perché è tardi. E poi è tutto chiuso. C'è un posticino ancora aperto. Venga. Hanno una buona birra, sa? Ho perso l'ultimo treno, ecco perché sono qui. Se no sarei già partito. Pazienza. Io vengo a Monaco ogni sera, ma non faccio mai tardi. Ecco, vede, se non prendo quel treno è un disastro. Perché la mia madre... da lei non posso passare la notte. L'ha visto poco fa. Perché non beve? Io la pago la sua birra. È un peccato lasciarla lì. No, no, no. L'ho invitata io e pago io. Su questo non c'è discussione, vero? D'accordo, sì, va bene. Bene. Alla sua. Alla sua. Allora, adesso io alzo la traversa e tu spingi dall'altra parte, d'accordo? D'accordo. Al telefono sembrava che avesse qualcosa da dire. Me lo auguro. Buongiorno, signorina Doc. Questi sono quei signori della polizia. La signorina è già in... Buongiorno. Un momento, per favore. Faccia pure. Si accomodi alla cassa, prego. Sì, certo. E lui continuava a rivolgermi la parola. In un primo momento non ci ho fatto caso.
Perché questa cosa succede spesso, lo fanno tutti, ormai mi ci sono abituata. A volte sono persone simpatiche e ti fa anche piacere quando ti rivolgono la parola. Sì, certo. Sì, ma quell'uomo era strano. Quando le rivolgeva la parola, che cosa diceva? Mi ha chiesto se andavo a casa. Sì, gli ho detto, vado a casa. Mi sembrava un po' ingenuo. È stata anche lei a Monaco, ha detto. Sì, sono stata anch'io a Monaco. Pensavo, ti hanno detto cose più intelligenti altre volte. E ha detto se andava a Monaco per motivi di lavoro? Non ha parlato che di sale da gioco e di cinematografi. Di lavoro sicuramente no. Che cosa le ha chiesto in particolare? In particolare niente. Mi fissava in modo strano. E poi appena fuori dalla stazione mi sono accorta che mi seguiva. Ha aspettato che non ci fosse più nessuno e mi ha gridato da lontano. Ehi, si fermi un po'. E lei si è fermata? No, gli ho gridato, beh, ora comincia a seccarmi. Mi lasci tranquilla, cerchi di andarsene. Lui allora mi ha risposto, questo no. Con una voce molto diversa. Allora mi sono messa a correre e lui mi correva dietro. All'improvviso ho pensato, se questo mi acchiappa mi fa fuori. Così lui la stava inseguendo? Correva molto forte. Ma non è riuscito a raggiungerla, vero? No. E sa perché mi sono salvata? Perché faccio parte di una squadra di atletica e faccio i 100 metri in 12 secondi. Complimenti. 12 secondi. Super giù, era così quel tale? No, non in tutto. Il mento era diverso e anche la bocca. Sarebbe in grado di aiutarci a correggere l'identikit? Una cosa che mi ha impressionato di lui sono le sue mani. Enormi, callose. Fa di sicuro un lavoro manuale. E un'altra cosa che mi ha colpita è che conosceva l'orario di tutti i treni. Come l'ha notato? Mi domandava quale treno uso prendere. Se parto con quello delle 7.55, se torno con quello delle 22.15 o se parto alle 8 e torno alle 23. Conosce l'orario a memoria. Mi passi la birra? Tieni. Certo che... Alle 13.10. Buongiorno, ragazzi. Ciao. Buongiorno. Ciao. Che cosa c'è di buono oggi? Guarda che così lo vissi tuo padre. Sei venuto a piedi? Sì, però adesso prendo la bicicletta per tornare. Te la vado a prendere. La prendo io. Dove l'hai messa? Ugo! Dove hai messo la bicicletta? Buongiorno. Puoi anche dire buongiorno, Ugo. Ho sentito dire che sei formidabile al bowling. Ugo, ieri ha vinto tutto quello che si poteva vincere. Abbiamo vinto perché ecco c'ero anch'io. È venuta a riprendersi la bicicletta. Mi dispiace di averle dato quel fastidio. No, no. Perché? Nessun fastidio per me. Grazie mille, Ugo. Lei vive in famiglia? No. Comunque è maggiorenne, non è vero? Ho 22 anni, perché me lo chiede? Noi supponiamo che quell'uomo ogni sera, o almeno molto spesso, si serva della S1 proveniente da Monaco. Stiamo tenendo d'occhio le ultime corse di quella linea. Lei verrebbe con noi qualche volta? Lei pensa che quell'uomo frequenti quel treno e che io possa riconoscerlo? Esatto. Sì, ci vengo e lo faccio anche volentieri, perché sono convinta di poterlo individuare se lo vedo. Volevo domandare una cosa. Vai a Monaco anche stasera? No. Peccato. Anelore va a Monaco e non può tornare prima delle 11. Ci va col treno? Sì, perché? L'ho vista insieme a uno che ha la Volkswagen. Ah, quello al bowling. Sì, è un suo amico. Studia a Erlangen. Lui viene solo la domenica, no? Lei va con la metro. Tu ci vai quasi ogni sera? E così speravo. Sai, ne hanno già uccise tre dopo l'ultimo treno. No, non vado a Monaco oggi. Ehi, Ugo, che cos'hai? Stai male? Di solito sei sempre arzillo a quest'ora. Chissà che cosa ha combinato ieri a Monaco. Tu che ne dici? Che cosa può aver combinato? Era domenica. Forse è stato in chiesa. Ugo,
Ci vai davvero in chiesa? Ecco perché sei così avvilito. Oggi il signor Ugo non parla. Ehi, Ugo, ti hanno messo K.O. Tutte le stazioni sono sorvegliate, ma finora senza esito. Abbiamo vagliato tutte le segnalazioni. In 3 casi è fuor di dubbio che si trattasse del nostro uomo. L'identikit adesso corrisponde abbastanza. È un uomo di corporatura molto robusta. E ha un modo di esprimersi, secondo tutte le testimonianze, piuttosto stentato. L'identikit è stato diramato a tutti i posti di polizia. Ha le mani molto callose, quindi è un operaio. Ne è proprio sicuro? Beh, se ha i calli vuol dire che maneggia picconi, martelli, pale, asce, seghe. O che fa del canottaggio anche. Io comunque non sono scontento. Almeno 2 delle testimoni potrebbero riconoscerlo con sicurezza. Ma per fare questo dovremmo farglielo vedere perlomeno, non sembra anche a lei? Una testimone ha detto che lui frequenta le sale dei giochi. Quante ce ne sono di queste sale dei giochi? Dobbiamo controllare tutta Monaco. Quante ce ne sono? Lo stiamo verificando, appunto. E dovremo sorvegliarle giorno e notte. Tanta gente non ce l'abbiamo proprio. In ogni modo l'identikit corrisponde. E questo è già qualcosa. Va bene, stiamo a vedere allora. Stefan, io vado a dare uno sguardo nelle sale della zona ovest. Bravo. Quella ragazza ha detto che viene. Quando? Dovrebbe essere già qui. Derrick, appena arriva la signorina Doke, accompagnatela subito da me, per favore. Grazie. Grazie tante. Troppo bene. Non ti sto dietro. Prendo io il tuo posto. Se i soldi ce li mette lei. Questo ci sa fare, sai? Staremo a vedere. Bravo. Avevi ragione. Ci sa fare. Si è bloccato. Su, coraggio, sveglia. Non mi va più. Che strano tipo. Tu le metti troppo in mostra. Sì, ma finora non era mai scappato nessuno. Che gioco è questo? Io non l'ho mai visto. Sembra facile, vero? Se vuole provarci le lascio il posto. Io non ho ancora imparato. Ci vuole molto occhio e riflessi pronti. Lei pensa di averli? Beh, vediamo. Tieni questo. Allora, al via si parte. Pronta? Via! Di chi è quel ritratto? Lo conosce forse? Ha giocato qui poco fa. Uno che gli assomiglia. Assomigliava a questo? Sì, certo. Pressa poco. Quanto tempo fa era qui? 5 minuti. Guarda anche tu, non è quello che stava giocando qui. E poi dove è andato? È uscito di là. Venga anche lei, per favore. C'è Harry al telefono. Sì? L'avevamo quasi in pugno, pensa un po'. Sì, sì. Stavamo quasi per tornare in ufficio quando nell'ultima sala 2 ragazzi ci hanno detto di averlo visto poco prima. Sì, inutilmente però. L'importante è sapere che quell'uomo è a Monaco e che stasera probabilmente torna a casa con la metro. Ci vediamo alla stazione. Venga con me. Sono in terra.
L'abbiamo perso. Beh, è ancora troppo presto. L'amico prende sempre l'ultimo o il penultimo. Aspettiamo. Che era lei. Sentivo solo che qualcuno mi seguiva. Correva inutilmente. Si fa presto a dire. Ora però sono molto più tranquilla. Ugo, da dove vieni? Credevo che non andassi a Monaco, ma vedo che ci sei andato. Gli avevo chiesto di accompagnarti. Avevi detto che lei veniva con l'ultimo treno. È arrivato anche lei con questo. Dov'era? Non l'ho visto. Quando sono scesa ho sentito che uno mi stava inseguendo. Ero terrorizzata. E poi era Ugo. Lui mi diceva, si fermi per favore. Immagino bene la paura che deve averti fatto. Altro che paura. Beviamoci su qualcosa. Vieni, Ugo. Che succede? Un matrimonio, chi entra è invitato. Così beviamo pure gratis. Dopotutto è una piacevole sorpresa. Prosit. Una bella festa, vero? Ho voglia di ballare. Sì, ma non con me. Balla con Ugo. No, io non so. Non ha mai ballato. Non è possibile. Venga, vedrà come faccio. Qualcuno può insegnarti è proprio Anne Lore. Su, coraggio, venga. Mi stringa un po' più forte per sentire meglio il passo. E poi segue il ritmo della musica. Davvero non aveva ancora mai provato? Non si scoraggi, vedrà com'è facile. Segue benissimo la musica. Sa che le dico che lei deve avermi detto una bugia. Però adesso mi stringe un po' troppo. Caspita, Ugo, la stritoli con quelle braccia. Ci mancava poco. Toh, prendi questo cicchetto, ti dà coraggio. Accidenti, sei un gran bel tipo tu. Sul lavoro è inavvicinabile, ha sempre un muso lungo un palmo e se ne sta lì muto come un pesce. Un pesce? Non sono mica un pesce. Sanno ballare i pesci. Dai, facciamogli vedere. L'hai svegliato dal letargo. Guardatelo, e diceva di non aver mai ballato in vita sua. Ehi, Ugo, che hai? È ubriaco, non lo vedi? Deve aver preso una bella sbronza. Ehi, Ugo, così sbronzo non l'ho mai vista. Che ti è capitato, Ugo? Deve essere andato di nuovo con una puttana. T'ammazzo! T'ammazzo! Ehi, Ugo, che ti prende? Sei matto! Aiutami, Cortis, aiuto! T'ammazzo.
gli ho preso. Stava per ammazzarmi. Deve essere proprio impazzito. Informa quei due che manderemo a prenderli tra un'ora. Per ora non ci sono altri delitti. E altre notizie? Nessuna. Che cosa cerchi? Quelle baracche. A un certo punto siamo passati accanto a una fila di operai. Ti ricordi dov'era? Sì, pressappoco deve essere qua giù. Pensi a uno di loro? E perché no? Il dottor Zimmerman non ci trova un nesso, ma in questo periodo c'è una squadra di operai sui binari presso Haing. Mi spiego. Quell'uomo conosce a memoria tutti gli orari dei treni, trasporta sempre i cadaveri fra i binari della ferrovia. Zimmerman sarà un bravo psicanalista, ma io mi taglio il naso se quello non è un ferroviere. Buongiorno, Derek. Buongiorno, Klein. Buongiorno, signor Harder. Cos'è accaduto? Niente. Grazie a Dio, niente. Però l'uomo è stato visto in una sala dei giochi. Sì. Sì, e la sala è sotto sorveglianza. E il vostro viaggio in metro? Niente. Ah, buongiorno. Buongiorno. Dove sta lavorando la squadra che alloggia qui? Ma qui non alloggia più nessuno. Uh-huh. Un momento, prego. Forse lei conosce questo signore? Non l'ho mai visto. Ah, no? Bene, grazie. Buongiorno. Che cos'hai in programma oggi, Ugo? È di nuovo in gran forma, eh? Senti, vuoi un po' del mio profumo? Come rispondi? Picche. Ho quasi la sensazione di essere anch'io un poliziotto. Dov'è l'ispettore Derrick? Gli è presa una gran passione per gli operai delle ferrovie. Sta cercando di rintracciare una squadra che lavorava ai binari. Sì. 22. Sì. 2. Niente. 3. 6. 4. 2. Buonasera. Ha perso la strada? Sì, probabilmente. Sono della polizia criminale. Che cosa butti tu? Ascoltate. Che cosa vuole? Ditemi chi è l'uomo di questo ritratto. E chi dovrebbe essere? Io non lo so, non è della mia squadra. È ricercato? Che diavolo ha combinato? Fiori. Sì, mi pare di averlo già visto. Ma non saprei dire. Ci pensi dove. Bene? Purtroppo non mi viene in mente. Ma chi è? Questo dovrebbe essere l'uomo che ha ammazzato quelle tre donne. L'assassino della ferrovia? Chi lo conosce? Perché lo domanda a noi? Qui c'è solo gente per bene. Ci è venuto apposta? Sì, apposta. Ha fatto la strada inutilmente. Sì, vedo. Non lo conosce nessuno, no, dunque. No. Molte grazie lo stesso, signori. Io gliel'avrei data una mano. È suo l'armadio dal quale ha preso questo? Sì, perché? Ecco il perché. La donna di questa foto è Ursula Hanke, una delle tre vittime. Come ha avuto questa foto? Qui. Non ha trovato la porta per entrare? Sono venuto per dirle se vuol venire con me a Monaco. A Monaco? Possiamo andare a divertirci. Al circo equestre, in discoteca. Che ne dice, ci viene? Adesso? No, stasera no. Sono venuta a cambiarmi perché ho un invito. No, non ci deve andare. Senta, qui fuori fa freddo. Venga alla porta, che la faccio entrare.
Come mai siete qui? Che sta succedendo? Sai dove è Ugo? Ugo? Lo sta cercando la polizia, la squadra omicidi. E lo sai il perché? Tieniti forte. È l'assassino. Quello che ha ammazzato le tre donne. Sì, non c'è dubbio. Ugo. Il tuo amico del cuore. Dov'è quell'uomo adesso? Sono della polizia criminale. Cercano Ugo Hase. Dicono che è l'assassino delle tre donne. È sotto la mia finestra. Vuole portarmi a Monaco con lui. Ho capito, Stefano. Controllare tutta la linea 1. È diretto a Monaco? Io la porto dove vuole. La prego, non mi faccia niente. Non posso darvi ulteriori dettagli. No, neanche la data di nascita. Ugo Hase. Beh, lettera per lettera anche questo. È opportuno che cerchino anche nelle pratiche archiviate. È necessario controllare anche le pratiche archiviate, sì, è urgente. Tenete la linea libera per la risposta. Finora un bel niente, tutti i rapporti negativi. Allora non è partito con la metro, ma a Monaco ci sta andando. Sì? Ma come siete svelti oggi? Bene, vi ringrazio e complimenti. Fino a un anno fa abitava a Monaco, presso sua madre. Adesso però facciamo con calma. Ci ha detto di stare calmi. Sorvegliate le uscite.